Siete amanti dell'archetipo Control, ma non avete ancora compreso quale colore vi si addice maggiormente? Vi piacerebbe giocare una lista che fa della difesa il suo punto forte, impedendo all'avversario di arrivare facilmente a segno? E quale potrà essere il leader più adatto allo scopo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ultimamente ho iniziato a volgere l'attenzione verso altri archetipi di mazzi presenti nel TCG di One Piece e dopo una breve ricerca, non essendo poi molti, ha catturato la mia attenzione una vecchia conoscenza, il Control, che come rappresentante di punta ha trovato in Crocodile, la versione ibrida blu-viola, un alleato di grandissimo valore. Partendo quindi da una lista scovata sul web, ho iniziato a testare e modificare il deck a seconda dei vari casi che mi si paravano innanzi, annotando in modo scrupoloso ogni punto debole del mazzo che forniva a chi mi giocava contro dei fattori di vantaggio, potenziando quindi di seguito nel migliore dei modi tutte le lacune che dopo una lunga sessione di testing il Croco ha tirato fuori. E dopo tentativi su tentativi e l'aver affrontato i peggiori matchup esistenti sulla piazza, ne parleremo fra poco, finalmente sono arrivato ad una quadra, attirando anche l'attenzione di alcuni avversari che durante i vari match mi hanno chiesto la decklist, trovandola davvero molto interessante. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Crocodile Blu-Viola. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader, che avrà un effetto davvero interessante, soprattutto perché vi fornirà un vantaggio carte praticamente per l'intero arco della partita. Infatti, assegnandogli un singolo don dopo l'attivazione di un vostro event, avrete la possibilità di pescare una carta se ne possiederete 4 o meno in mano. E da come vedremo fra poco, di eventi da giocare non ne avrete pochi. Anzi, essi costituiranno una parte fondamentale per le meccaniche dell'intero deck. Tornando al nostro leader, possiederà come qualsiasi altra carta di questa categoria appartenente al primo set 5.000 di potenza, con l'unica eccezione che, come è usuale trovare negli ibridi, potrete usufruire di sole 4 vite invece che le classiche 5. Ciò comunque non rappresenterà un grosso problema, anche se inizialmente vi farà strano partire con una sorta di svantaggio, ma procediamo per step. Iniziamo quindi ad esplorare la lista partendo come al solito dal reparto blocker, che vedrà la bellezza di 14 elementi. Le 3 copie di Trafalgar Law ci daranno il benvenuto nel settore difensivo. Costo 1, solo 1000 punti in termini di potenza e la sola parola chiave blocker accompagneranno il medico della morte durante le vostre innumerevoli battaglie. Un sempre verde presente in ogni mazzo blu che si rispetti. Trafalgar, come lo è nel Doffy, sarà un valido character che vi proteggerà dai primi assalti rivali. Kurozumi Higurashi, anch'esso in triplice copia, rappresenterà un ennesimo muro da dover superare.
costo 2 e 3000 come valore di forza, possedendo la sola parola blocker, vi sosterrà nelle fasi iniziali di un match. Davvero utile soprattutto per la sua versatilità. Infatti in diverse occasioni ho assegnato a questo personaggio due don, fornendo aggressività alla mia strategia di gioco, minacciando il leader rivale che si è visto costretto a ricorrere a counter per evitare l'assottigliarsi delle vite. Posso assicurarvi che se utilizzato al momento giusto, questa carta potrà essere davvero fastidiosa, soprattutto perché aleggerà come uno spirito che se infastidito non esiterà a farsi valere. Altrimenti sarà un deterrente più che efficace per prolungare la presenza di altri character presenti sul terreno che vi serviranno per lo svolgimento della vostra strategia offensiva. Missile Sunday, in 4 copie, sarà eccellente se giocata quando avrete fatto largo utilizzo di Event per sventare le offensive nemiche. Con costo pari a 3, accompagnati da 1000 punti di potenza, le sue due parole chiave, Blocker e On KO, non solo vi consentiranno di evitare la perdita di vite o personaggi sul campo di battaglia, ma anche di recuperare dalla pila degli scarti una carta Event, per l'appunto, se il vostro leader possiederà il tratto Baroque Works. E qui vi ritroverete davanti un blocker che se impiegato nelle parti centrali o finali di un match vi offrirà un vantaggio d'oro, soprattutto perché non avrete mai carenza di supporti difensivi. Ma non nascondo che è stata una scelta pratica anche già dalle prime battute, utilizzando in fase di counter alcuni eventi che poi ho recuperato in un secondo momento dirigendo le attenzioni delle offensive rivali proprio sulla nostra Nico. Di certo la versione di Alabasta della Mugiwara rappresenterà un punto fermo presente obbligatoriamente in 4 copie all'interno del deck, non solo per il suo valore come difensore, ma soprattutto per quello di recupero. Le 4 copie di Queen, infine, chiuderanno questo compartimento di blocker. Costo 5, con un valore di potenza pari a 6000, il membro dei pirati del regno animale vi permetterà, una volta sceso in campo, di pescare due carte e di scartarne di seguito una dalla propria mano, spostando un singolo don dal gioco al proprio mazzo dedicato. Credo che, come per Trafalgar, Queen non abbia bisogno di presentazioni. Personalmente lo trovo uno dei blocker più forti ed utili del gioco attualmente in circolazione. Di certo, una volta utilizzato, rappresenterà un bell'osso duro da mordere per il vostro avversario e sarà a tutti gli effetti un regista difensivo di tutto rispetto, che non farà passare dei bei momenti a chi vi giocherà contro. Inoltre andrà a ciclare il mazzo, permettendovi di recuperare carte che aumenteranno la vostra aggressività in fase offensiva, incastrandosi perfettamente anche con la già vista Sunday. Ma in che modo? Potrete ad esempio scartare una carta Event esaudendo la seconda parte dell'effetto di Queen, recuperandola in un secondo momento attraverso l'innesco della parola chiave On KO della Miss, azzerando il danno e massimizzando la resa. Dopo aver visto la parte riguardante i blocker, spostiamoci verso quegli elementi che non solo vi faranno dormire sonni tranquilli, scopriremo lungo il tragitto perché, ma imposteranno al meglio anche la vostra strategia di gioco attraverso i loro effetti. Alvida in 4 copie aprirà le danze possedendo 3000 punti di potenza con effetto Don per 1 che quando la vedrà attaccare vi permetterà di scartare una carta dalla mano andando di seguito a recuperare un character con costo pari a 3 o inferiore dalla pila degli scarti. Inoltre fornirà più 2000 punti in fase di counter e ciò non sarà affatto un male. In più, se vorrete recuperare una Miss Sunday distrutta durante una battaglia, direttamente dalla pila degli scarti, con il membro della ciurma di Buggy potrete farlo, agevolando al meglio le dinamiche del deck. Sasaki, anch'esso in quadruplice copia, vi permetterà di velocizzare la manovra strategica del mazzo, dato che, assegnandogli un singolo don, quando ci attaccherete, vi consentirà di spostare un secondo don dal loro mazzo dedicato in gioco in stato di esaurito. Anche per questo personaggio si presenterà una duplice funzione.
Se vorrete schierarlo in attacco, vi servirà lo scopo offensivo, possedendo 4.000 in termini di potenza, 5.000 se considererete l'innesco della sua abilità, mentre se desidererete utilizzarlo in difesa, il suo più 2.000 nella counterface aumenterà le chance di sopravvivere agli attacchi più efferati provenienti da chi vi giocherà contro. Dracul Mihawk, in duplice copia, rappresenterà l'essenza perfetta dell'equilibrio in questo deck. Con costo pari a 4, egli possiederà 5.000 punti di forza, più che sufficienti per minacciare un leader senza l'ausilio di Dawn. Se vorrete comunque assegnargliene uno per innescarne l'effetto, una volta che avrete sferrato la vostra offensiva, andrete a pescare due carte dalla cima del mazzo, scartandone in seguito altrettante dalla mano. Ciliegina sulla torta, anche qui sarà la presenza del più 2.000 counter che vi potrà tornare utile in casi di estrema difesa. A mio personale parere, una carta che in un mazzo blu non deve mai mancare. X-Drake, con le sue 4 copie, una volta sceso in campo, costringerà l'avversario a scartare una carta dalla sua mano se farete tornare un Dawn dal terreno nella sua pila dedicata. In più, due fattori saranno da notare: i suoi 5.000 punti di potenza e, ancora una volta, i suoi più 2.000 di counter. Quindi, anche per il dinosauro, come per Mihawk, si parlerà di numerose sfaccettature che, a seconda della situazione, saranno una più utile dell'altra. Passiamo quindi, dopo aver constatato quali saranno le varie armi a vostra disposizione per preparare il terreno di gioco, all'artiglieria pesante, che vi tornerà più che utile per controllare al meglio il campo di battaglia. La doppia copia di Gekko Moria vi aiuterà nel mettere pressione a chi vi giocherà contro, dato che il suo effetto, se possiederete 5 carte in mano nel vostro turno, fornirà double attack al pirata di Thriller Bark se riuscirà ad infliggere danni al leader avversario. Inoltre, con i suoi 5.000 punti scendendo in campo a costo 4, questo character potrà essere utile sia nelle fasi iniziali che in quelle finali del match. Per quanto riguarderà invece le 5 carte, nessun problema. Con l'effetto del leader sempre a disposizione, se gli assegnerete un Dawn, di carte in vostro possesso ne avrete sempre a sufficienza. Le 4 copie di Vergo di sicuro vi torneranno utili per la fase offensiva. Character semplice con costo pari a 5, esso possiederà ben 7.000 punti di forza, andando a rappresentare sempre un pericolo reale per le difese nemiche. L'abitante di Punk Hazard, inoltre, vi aiuterà a bersagliare quei personaggi nemici che risulteranno piuttosto ostici, come il Kid a costo 8 verde, Mihawk a costo 9 blu e lo Zoro con Rush a costo 3 rosso, permettendovi di controllare al meglio la board avversaria o sferrando assalti al leader nemico pressando in fase attaccante. Ultimo del reparto character, ma non per importanza, sarà King in duplice copia, che appena entrerà in gioco, riponendo un singolo Dawn dall'area di costo nella pila dedicata, andrà a mettere KO un personaggio rivale con costo pari a 4 o inferiore sul terreno. Personalmente ho utilizzato il suo effetto soprattutto per togliere di mezzo personaggi fastidiosi come Nico Robin, presente nel mazzo di Zoro, o dei blocker, tipo Boa, che mi avrebbero sbarrato la strada per raggiungere direttamente il leader di chi mi giocava contro. Inoltre, con i suoi 7.000 punti, di certo il re non sarà un ospite gradito una volta presente in campo. Ed ora, dopo aver esaminato l'intera sezione di character, partendo dai blocker, passando per il compartimento che vi servirà ad impostare il gioco, giungendo infine all'artiglieria che fungerà come ariete da sfondamento, agevolando la vostra strategia offensiva, passiamo ora agli elementi fondamentali che, più di qualsiasi cosa, vi torneranno utili. Sto parlando degli event. Le 4 copie di Blast Breath, una volta giocate in fase di counter, vi consentiranno, privandovi di un solo Dawn, di aumentare di ben 4.000 punti la potenza del vostro leader o di un character presente in campo.
Di certo questo event tornerà utile, soprattutto perché, essendo a costo 1, potrà garantirvi di utilizzare i vari don a vostra disposizione con più elasticità. Desert Spada, in duplice copia, vi permetterà di aumentare di 2000 punti il valore del vostro leader o di un character per la durata di una battaglia. In più potrete visionare le prime tre carte dalla cima del mazzo, riposizionandole nell'ordine che preferirete, sempre sulla cima o in fondo al deck, con effetto trigger che vi farà pescare due carte, andandone a scartare di seguito una dalla vostra mano. Inizialmente avevo optato per Overheat, ma non mi piaceva il fatto che la seconda parte del suo effetto il più delle volte mi si ritorcesse contro, facendomi tornare in mano dei blocker attivi sul terreno. Con Spada invece ho trovato il giusto equilibrio, non solo per il costo 1 e i 2000 punti di aggiunta, ma anche perché si sposerà benissimo con l'effetto di Croco, andando a gestire la pescata nel modo meno casuale possibile. Thunder Bagua, in 4 copie, rappresenterà uno dei due perni di difesa principali per quanto riguarderà gli event, dato che oltre ad aumentare di 4000 il valore di potenza del leader o di uno dei vostri personaggi sul campo, vi consentirà di aggiungere un don, settandolo in stato di attivo, se possiederete due vite o meno, con l'aggiunta di un effetto trigger che riproporrà unicamente la seconda parte dell'effetto della carta. E due vite saranno praticamente per voi la metà del vostro montepremi, quindi se lo vorrete non sarà di certo difficile arrivarci. Ultimo quartetto vedrà Love Love Beam chiudere questa decklist. Con il suo effetto, anche qui attivabile nella counterface, essa andrà ad aumentare di 4000 punti la potenza del leader o di un character presente in gioco, permettendovi in più di pescare una carta dal mazzo se ne possiederete tre o meno in mano. Quante volte durante un match ho pescato due carte invece che una? Già, perché se avrete assegnato un don al coccodrillo, con l'attivazione di Love, avendo tre carte in mano, ne andrete a pescare una dal mazzo, ed in più innescando l'abilità del capo della Baroque Works, possedendo 4 carte, ne andrete a pescare una seconda, arrivando a 5, che guardate caso sarà anche il numero minimo richiesto per fornire doppio attacco a Moria. Come potete vedere, la sinergia in questo deck di sicuro non mancherà. Quindi, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci la prima domanda. Qual è lo scopo di questo deck? Di certo è il controllo puro, innalzando barriere difensive talmente alte che richiederanno da parte del vostro avversario un grande dispendio di risorse per poterle superare. Calcolate che in diversi match Croco ha raggiunto addirittura un valore di forza pari a 15000, mi sono servito di due Thunder ed un Desert, contrastando attacchi provenienti da Kaido a costo 10 al quale erano stati assegnati due Don. E la cosa interessante è stata che non ho subito alcun danno proveniente da svantaggio carte, dato che con l'abilità del coccodrillo ho pescato dal deck tante volte quanti event ho impiegato. A proposito di ciò, prendendo in considerazione la fase difensiva, questo mazzo sarà la patria dei counter. Ne avrete quanti ne vorrete e ne avrete sempre almeno uno in vostro possesso, salvo casi rari ed eccezionali. Quindi spetterà a voi decidere con cosa proteggere la vostra board e procedere dritti verso la costruzione della vostra fortezza personale. Parlando invece della fase offensiva, le vostre fonti di danno principali proverranno dal leader, che ogni turno se possibile dovrà attaccare, i due Gecko, gli altrettanti Mihawk e King, gli X-Drake accompagnati dai Vergo e i Queen, che per quanto riguarderà questi ultimi dovranno prestarsi all'offensiva solo se strettamente necessario. Discorso a parte per i Sasaki, gli Higurashi e le Alvida, che all'occorrenza, assegnandogli dei don, potranno attaccare se la situazione ve lo permetterà. Per la mano iniziale, invece, le carte da avere assolutamente a primo turno saranno gli Event. Questo mazzo verrà messo in moto dagli Event. Se poi accompagnerete questi ultimi da qualche blocker da impiegare nei primi turni, di certo la cosa non farà male. Se così sarà, potrete procedere tranquilli. In caso contrario, mulligan ed incrociate le dita.
Infine, per la fase counter avrete la bellezza di 14 più 2000 rappresentati dai Sasaki, le Alvida, i Mihawk e gli X-Drake, con l'aggiunta di altrettanti event che potenzieranno di 2000 o 4000 il valore del leader o dei vostri personaggi, quindi date precedenza principalmente a loro, per poi concentrare l'attenzione sui restanti 1000 più, che non saranno pochi, che dovrete utilizzare però solo in caso di estrema necessità. Come già detto, ho avuto modo di giocare molto con questo deck e mi sono ritrovato spesso a dover affrontare mazzi che il più delle volte mi hanno dato davvero del filo da torcere. Di sicuro il matchup più difficile sarà contro Zoro, che essendo molto aggressivo non vi darà il tempo di sistemare le difese, mentre ve la giocherete in sfide davvero avvincenti contro Trafalgar rosso-verde e Kid, che con i loro Kid a costo 8 il più delle volte vi costringeranno a dedicarvi anima e corpo trasformandovi in degli scacchisti russi, essendo questi character delle vere e proprie spine nel fianco. Non sottovalutate neanche Kaido ed il Doffy, soprattutto quest'ultimo, che di certo vi darà molto lavoro da fare. Per la versione monoblu del Croco, invece, avrete piuttosto vita facile. Nel mazzo saranno presenti 14 blocker, che svolgeranno il ruolo di difensori, sventando gli attacchi rivali, altrettanti personaggi con valore di counter pari a 2000 più ed event che vi forniranno ulteriore protezione, il leader, che attraverso il suo effetto vi permetterà di pescare dal deck non restando mai virtualmente senza carte in mano, i 18 attaccanti che all'occorrenza potranno prestarsi in modo più che efficiente anche allo scopo difensivo e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Concludendo, vorrei fornire a tutti voi che state guardando un ultimo strumento utile. Ragionate davvero bene quando e se giocherete mai questo mazzo e ricordatevi sempre che il control prima costruirà le proprie difese e poi al momento giusto passerà all'attacco. E voi avete trovato interessante questa lista? E se così non fosse, cosa cambiereste? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.